Cristo non può essere diviso, tutti noi siamo stati danneggiati dalle divisioni e non vogliamo diventare uno scandalo, ma camminare insieme è già fare unità. Con queste parole Papa Francesco ha chiuso sabato sera nella Basilica di San Paolo fuori le mura la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La liturgia dei Vespri nella festa della conversione di San Paolo si è aperta con la preghiera del Papa, del Metropolita Gennadios, rappresentante del Patriarcato Ecumenico, e dell'Arcivescovo Anglicano David Moxon, in rappresentanza di tutte le chiese e comunità ecclesiali presenti davanti al sepolcro dell'Apostolo delle Genti. Questa sera Cristo vuole attirarci a sé, solo Lui può essere il motore della nostra unità, ha detto il Pontefice nell'omelia. Non possiamo considerare le divisioni nella Chiesa come un fenomeno naturale, perché feriscono la testimonianza che siamo chiamati a rendergli nel mondo. Solo lo Spirito Santo può darci l'unità che viene dalla diversità riconciliata. E il Signore ci aspetta tutti, è con tutti noi in questo cammino dell'unità. L'unità non verrà come un miracolo alla fine. L'unità viene nel cammino. La fa lo Spirito Santo nel cammino, se noi non camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri, se noi non lavoriamo insieme in tanta cosa che possiamo fare in questo mondo per il popolo di Dio, l'unità non verrà. Si fa in questo cammino ogni passo e non la facciamo noi. La fa lo Spirito Santo che vede la nostra buona volontà.